Ciao a tutti, siamo nella stazione di Tokyo e stiamo prendendo un Ekiben, che è un bento, quindi una pranzo al sacco giapponese. E questo qui nella stazione si chiamano Ekiben perché sono proprio i pranzi al sacco della stazione, che si mangiano sui treni, sugli Shinkansen normalmente, e sono tutti particolari perché hanno le cose di prefetture specifiche del Giappone, molto particolari, dei piatti locali, come dire, ci fosse la matriciana in pranzo al sacco, i ravioli, gli spaghetti alle vongole, cose particolari. E c'è un gran casino di gente perché è popolarissimo e li fanno anche qui davanti. Adesso Emanuele ci fa un piccolo room tour, perché io non ce la faccio entrare perché c'è troppa roba. L'abbiamo già presi, però ve li vogliamo far vedere, poi faremo l'assaggio. Vai. Però questo è, diciamo, quanto è complicato da 1 a 10 per uno straniero? Complicatissimo, perché non c'è scritto niente in inglese. Però ho notato che per alcuni tipi di Ekiben, quelli forse più famosi, hanno messo un QR code, quindi un codice barcode, che si può scannerizzare con il cellulare. Sì, lo scannerizzi e ti porta a una pagina internet in inglese che ti spiega che cosa c'è nell'Ekiben particolare che hai scelto. Quindi hanno migliorato. Si può fare, si stanno preparando per le Olimpiadi sicuramente. Ok. Avanti, vai. Ah, questi è quelli che preparano proprio qui, che però diciamo è solo un tipo. Poi questo qui è il negozio. Come vedete è pieno di giapponesi, c'è un sacco di gente. Qui da questa vetrina ci sono tutti i samples, cioè fanno vedere come sono la scatola e il contenuto. Ci sono quelli al pesce, sushi, salmone, granchio, carne, pollo, frittata, tutto. E poi questi qui sono quelli che vediamo per i bambini di solito, che hanno la forma del trenino e dentro c'è di solito roba per bambini. E poi dentro è un gran macello, perché è tutto, diciamo, come avessi detto, è tutto scritto in giapponese, ma alcuni di questi hanno il QR code e quindi si può scannerizzare e far capire insomma che cosa c'è dentro. Qui c'è la parte delle bevande. Ecco qua, per esempio, qui ci sono tutti quelli al granchio. Sono altri, come vedete, un sacco di gente, un sacco di giapponesi, perché siamo un po' ostico per gli stranieri, e questo neanche lo sanno. Quelli sono quelli per i bambini, poi è di plastica quindi diventa un gioco. Qui si paga, vedete, un sacco di gente. Quindi ecco, allora abbiamo fatto vedere un po', c'è un sacco di, anzi adesso c'era un pochino meno, ma stanno dei momenti in cui arrivano i treni e diventa un po', adesso sono le 11:30, tra un po' diventa, penso, l'apocalisse. Tra l'altro è veramente buonissimo, cioè la qualità è buonissimo, è popolarissimo, diciamo. Ho visto però dentro che stanno praticamente il 95%, anzi 99% giapponesi, perché è molto complicato scegliere. Poi tra l'altro, per fortuna, questa cosa del QR code la trovo veramente eccezionale. Certo, magari andrebbe pubblicizzata un po' di più, però chissà, magari non vogliono pubblicizzarla. Vabbè, diciamo, anche per chi non sa il giapponese, alla fine comunque con le immagini scegli quella che ti sembra più ispirante, sì, che ti ispira. Se non hai problemi con non mangi carne, ti piace tutto, allergie, cose, prendi scegli quella che ti pare. Ci sono anche gli Ekiben che si scaldano, però si possono mangiare benissimo freddi, quasi tutti, e hanno una conservazione molto breve, perciò è molto popolare. Ogni, insomma,
e andiamo, perché sennò perdiamo lo Shinkansen per Kanazawa. Allora ragazzi, Ekiben, ricordatevi questo nome e lo bento del treno. Ciao a tutti da Vancouveritas, dal Giappone. Ciao. Ragazzi, iscrivetevi al canale e metteteci un mi piace, commentateci questo video e tutti gli altri e poi seguiteci anche sui social. Vi metteremo tutte le informazioni del nostro viaggio qui sotto nei commenti. E ciao!